Kenobi, finale di stagione. Aiutaci, Kenobi. Sei la nostra unica speranza. Si conclude Kenobi, serie Star Wars della Disney, che risulta essere un prodotto davvero solido, anche se con i suoi difetti. Parliamo quindi subito dell'elefante nella stanza, la terza sorella. Personaggio davvero forzato, stereotipato, canonizzato, che salta da una parte all'altra solo perché hanno deciso di introdurre questo personaggio nella saga. A mio parere, la si sarebbe potuta tranquillamente levare e fare un unico film davvero, davvero carino. Detto e escluso questo, Kenobi ci regala un episodio ricco di azione, ben girata, ben pesata. Il combattimento finale nel canyon roccioso è davvero fico, mi è piaciuto davvero molto l'uso della forza, quando vengono lanciate le pietre, e poi l'avvicendamento dell'antagonista sul protagonista, che però riesce a liberarsi grazie ai sentimenti positivi e il cambiamento che l'ha trasformato durante la serie. Kenobi ritrova se stesso a piena potenza e rinasce in questa ultima puntata sconfiggendo Darth Vader in uno scontro che ho trovato veramente epico. E da lì in poi si va verso il finale, con il ritorno finalmente dei temi musicali originali della saga, di cui ho sentito davvero la mancanza, mentre tutti i tasselli vanno al loro posto e la storia si conclude più che egregiamente. E quindi è davvero promossa come serie con un finale aperto, coerente con i film. Sarò curioso di vedere come riusciranno a gestire il rapporto con Luke nella prossima stagione e sono sicuro vedremo introdurre piano piano tutti gli altri personaggi iconici della saga come Lando, Chewbacca, Yoda fino ad arrivare Luke da vecchio interpretato da Mark Hamill. Vi ringrazio per l'ascolto e come sempre ci vediamo nel futuro.